Due importanti progetti di edilizia scolastica stanno per andare in cantiere. La provincia di Macerata ha infatti appaltato i lavori per consolidare il corpo ovest del convitto dell'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi di Macerata e per ristrutturare la palestra geodetica del liceo Leopardi di Recanati. Entrambi i progetti sono finanziati dal governo nell'ambito dell'intervento Scuole Sicure. 425.000 euro sono destinati all'ITA e 285.000 euro al liceo. Questa è la cosa, la notizia vera è questa, che sono progetti realizzabili, effettivamente realizzabili. Il governo ha questa intenzione di sbloccare i cantieri e soprattutto di consentire alle amministrazioni appunto di utilizzare risorse, cosa che è giusta, buona e doverosa, ma in alcuni casi poi si arriva al concreto obiettivo, in altri purtroppo no. Insieme a Pettinari c'erano due sindaci, Carancini e Fiordomo, di Macerata e Recanati, che hanno manifestato soddisfazione per entrambe le opere molto attese dalle rispettive comunità. Presenti anche le due dirigenti, Antonella Angerilli dell'Agraria di Macerata e Vittoria Michelini del liceo di Recanati. E non posso che essere felice di questa soluzione che arriva al momento giusto, perché insomma, se tutto dovrà partire, insomma, si fermerà tutto entro dicembre, quindi la realizzazione dovrà avvenire il più rapidamente possibile. L'intervento è molto importante perché nella zona che verrà risistemata verranno realizzate nuove aule. E l'Istituto Agrario è un istituto che negli ultimi anni è aumentato molto la popolazione, quindi particolarmente importante appunto per questo, ma anche perché poi prevede ovviamente la messa in sicurezza